molto acceso tra Olympus Ollaggiata e Vallerano soltanto nel finale. Eravate riusciti a raddrizzare questa partita, poi fatale l'errore dal dischetto degli 11 metri, si è sentita tanto quello sbaglio. Sì, ci abbiamo provato in tutti i modi, però il calcio è così, la palla è rotonda, come dice sempre pure il mister. Quando si può fare, abbiamo fatto tutto quello possibile, però ce l'abbiamo messa tutta, però al terzo gol sono stati più bravi. Tutta la partita hanno dominato più o meno, tranne i 5 minuti, sono calati un pochino e ne abbiamo approfittato, ho fatto due gol negli ultimi 5 minuti. Ecco, quello che dà più fastidio, perdere una partita in questa maniera, poi gli errori possono anche starci, però nel contesto una grande prova da parte del Vallerano. Sì, infatti siamo soddisfatti di questa prova, già di essere arrivati in finale siamo molto contenti. Un grande risultato, un grande traguardo, anche se non con il successo si taglia comunque il traguardo del secondo posto, si può ricominciare per costruire un grande gruppo anche a partire dall'anno prossimo. Certo, già abbiamo un gruppo pronto, siamo carichi, possiamo prendere tutto quello che vogliamo, se abbiamo un gruppo del genere con le nostre capacità possiamo avere tutto quello che vogliamo. Oggi si è dimostrato che la squadra in campo era più, come dire... Ci hai creduto però quando è arrivato quel gol proprio nel finale? Sì, ci ho creduto, speravo almeno nei rigori, in qualcosa che potesse dare un senso a questa partita, però è stato bello comunque, un'esperienza bellissima. Alessandro Cinotti, match winner di questa importante sfida, veramente tirata fino all'ultimo istante, l'unica occasione vera che ti è capitata sui piedi, non ti sei fatto praticamente fregare. È stata una partita difficilissima, loro correvano tantissimo, erano anche bravi tecnicamente e tatticamente, loro mister molto preparato secondo me. Noi questa coppa la volevamo tantissimo, abbiamo tanto creduto in questa coppa, ci stava sfuggendo lì sull'ultimo secondo e un miracolo. Cinotti, non ci vedo ancora. Primo tempo veramente di alta scuola di futsal, veramente dominato su tutto in lungo e in largo, forse il Vallerano sembrava un po' addormentato, un po' forse preso un po' alla sprovvista. Poi nel secondo tempo c'è stato questo calo che li ha fatti tornare in partita. Calo fisico, ma soprattutto la partita si è nervosita e noi non siamo assolutamente giocatori che riescono a giocare questo tipo di match, quindi ci ha danneggiato, ma comunque siamo riusciti a riprendere questa partita e andarla a vincere. Senti, nel finale quando c'è stato poi il gol del pareggio e soprattutto quando c'è stato l'errore dal dischetto del tiro libero, prima che ci fosse il calcio, che cosa vi ha attraversato la mente? Ho detto è finita, ho detto tutto il lavoro svolto in un anno mandato a quel paese per un errore stupido, invece alla fine... E invece poi c'è stato l'errore da parte loro, grande prestazione da parte del portiere sul tiro libero, giustamente arrivano anche i festeggiamenti da parte di tutta la squadra, ce lo strappano, ma riusciamo a riconquistarlo. Dicevamo, grande prestazione nella circostanza quando praticamente ha sventato il pericolo. A quel punto che cosa è successo? Avete avuto una trasformazione? A quel punto abbiamo detto adesso dobbiamo andare a vincere, è il momento di vincere, alla fine abbiamo vinto. Bene, grazie ad Alessandro Cinotti, le congratulazioni da parte nostra, ed è tutto dalla Pala Pestalozzi. Olympus Ollaggiata si aggiudica il titolo regionale.